Solennemente, fratelli e sorelle carissimi, la bellissima festa del Corpus Domini, questa che è la celebrazione principale di questa domenica, che sarà seguita dalla solenne processione. Ricordo anzitutto a tutti i fedeli che chi partecipa alla processione del Corpus Domini stando in grazia, parleremo di questo in questa omelia, riceve l'indulgenza plenaria per la partecipazione a questa processione, non solo il perdono di tutti quanti i peccati, ma la remissione di tutte quante le pene dovute ai peccati, perché questa è una degli eventi più importanti che la Chiesa vive. È l'unica processione, voi sapete che facciamo tantissime processioni, Via Crucis, la Madonna delle Vittorie, Sant'Antonio, tutto quello che volete. L'unica processione raccomandata dalla Chiesa in quanto tale, proprio prevista dalla liturgia, è quella di oggi, insieme all'ingresso solenne del giorno delle Palme, ma proprio processione in senso stretto è quella di oggi. Perché oggi con la processione si porta pubblicamente alla pubblica adorazione Domine Dio, perché se uno vuole dire in due parole che cos'è questa festa, noi in questa festa celebriamo, al termine della consacrazione si dice mistero della fede, il miracolo più grande che Gesù Cristo si è inventato. Non è stata la risurrezione di Lazzaro, non è stato che ha fatto vedere i ciechi, né che ha fatto tutti i sordi, né che ha fatto camminare gli zoppi. Non esiste miracolo più grande di quello che il Signore compie tutti i giorni sugli altari attraverso l'Eucaristia. E questo è un evento, una realtà di fede che dobbiamo sempre rinnovare, perché come ho detto già nelle omelie precedenti, non esiste cosa come l'Eucaristia in cui vale il detto antico, i sensi ingannano, perché quello che si vede è tutto quanto il contrario di quello che è. Allora, in quest'ultima omelia, riprendendo alcuni passaggi della meravigliosa sequenza che abbiamo letto per esteso, la sequenza del Corpus Domini, scritta da quello che sull'Eucaristia ci ha capito più di tutti, che è San Tommaso d'Aquino, che ebbe l'incarico dal Papa Urbano IV, che ha istituito questa festa in conseguenza del miracolo eucaristico di Bolzano, di scrivere la messa per il Corpus Domini con tutte quante le sue preghiere. Perché San Tommaso è stato il teologo che più degli altri è riuscito a penetrare qualcosa di questo immenso mistero. Se dovessi commentare la sequenza del Corpus Domini, staremmo in chiesa da oggi, credo fino a verso domenica prossima, e non avremo manco finito, insomma, con qualche pausa per pranzo e cena, quindi evidentemente solo qualche piccolo passaggio. Solo due aspetti però. Stamattina ho cercato di approfondire il grande mistero della Santa Messa, l'omelia online, quindi vi invito a andare ad ascoltare, grazie a Dio ce ne stanno tre omelie del Corpus Domini, perché io non amo omelie lunghe, di mezz'ora, sapete sempre tra i 10 e i 15 minuti, facendone tre, con tre omelie si riesce a dire qualche cosa. Stamattina c'era la messa, quindi non ripeterò, adesso approfondiremo qualcosa sulla comunione, che è l'altro aspetto, e sull'adorazione, perché sono le due realtà che vivremo un po' in questa celebrazione. Vedete che ci sono i fanciulli vestiti di bianco, che ancora non l'hanno fatta, ma a ottobre faranno la prima comunione, quindi parleremo un po' di questo aspetto. E poi andremo in processione, cioè faremo un atto pubblico di adorazione alla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E quindi questi altri due aspetti che insieme alla messa concorrono a comprendere qualcosa di questo immenso mistero. Allora, stamattina dicevo che non esiste cosa più grande in tutto l'universo che la Santa Messa, ma non esiste gesto più sublime che fare la comunione sacramentale. Cioè, se noi ci pensiamo, attenzione, vi rendete conto che succede quando noi facciamo la comunione? Cioè, Dio stesso che entra dentro di noi, non per scherzo, non è una caramella l'ostia consacrata, non è un simbolo, si trasforma, abbiamo sentito, il pane in carne, sangue diventa il vino, non è un gioco, non è un simbolo, non è una rappresentazione e non è uno scherzo. Perché si fanno tutti quanti i gesti di adorazione esterna che si devono fare al Signore? Perché si sta in ginocchio durante la consacrazione? Perché ci si genuflette davanti al Santissimo Sacramento? Perché quello è Dio, cioè non è Dio, capite? Se noi vedessimo qui, se adesso qui, sapete perché si fa questo infiorato, no? Perché al termine della messa io con il Santissimo Sacramento, a proposito un grande grazie a chi ha realizzato questa cosa, ma il grazie più grande glielo dice nostro Signore, perché chi fa queste cose qui, poi se lo vedrà in paradiso come il Signore profumatamente ricompensa questi gesti di amore e di devozione.
Il grazie del parroco serve a poco, però è doveroso ovviamente. Sapete perché si fa questa cosa? Perché io dopo ci passo sopra con il Santissimo Sacramento in mano, cioè non ci passo sopra io, perché io porto Gesù, ci passa sopra nostro Signore. Voi immaginate se in carne ed ossa adesso arriva nostro Signore, così come lo vediamo nelle mani, e comincia a passeggiare, voi che fate? State seduti con le gambe accavallate? Cioè, capite? Dinanzi al nostro Signore, dice San Paolo, nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sotto terra. Pure i diavoli sono costretti a inginocchiarsi quando passa il nostro Signore. Non lo fanno volentieri come noi, lo fanno controvoglia, perché costretti dalla sua potenza. Chi di noi rifiuta questo gesto di adorazione al Signore? Il Signore ci lascia libero di farli qui sulla terra, ma vi sconsiglio vivamente di farlo, perché qui è la nostra libera volontà, è la nostra fede il riconoscere chi ci abbiamo dinanzi, e chi lo ha riconosciuto e ha agito di conseguenza, buon per lui. Chi non l'ha fatto, capite bene, no? Allora però, per accostarsi alla Santa Comunione, come i ragazzi sanno molto bene, cosa si fa prima di ricevere la prima comunione? Si fa la prima confessione, perché la comunione è la cosa più bella che ci possa essere. Gesù è contentissimo di scendere nelle nostre anime, ma la nostra anima deve essere disposta a riceverla, e per essere disposta a riceverla deve stare anzitutto in grazia di Dio. Quando qui si celebrano i funerali e anche i matrimoni, si sente dire, prima della comunione, ci sono delle didascalie dove il lettore avverte: attenzione, stiamo per fare la comunione. Si ricorda che per fare la comunione lecitamente bisogna essersi confessati. Questa cosa non è che si fa così. Quando era Papa Benedetto XVI uscì un suo bellissimo documento, la Deus Caritas Est, dove parla anche dell'Eucaristia, e ammonì i parroci dicendo: siccome oggi molte persone hanno perso la frequenza alla messa domenicale, si sono dimenticate anche l'ABC del catechismo, nelle occasioni in cui c'è un grande afflusso di persone che magari non frequentano, si trovi il modo per ricordare brevemente le condizioni che la Chiesa raccomanda, non raccomanda, impone ai fedeli per accostarsi alla Santa Comunione, in particolare che bisogna essersi confessati. Amici miei, se vi fate la comunione senza esservi confessati, sapete, i parroci oggi rischiano qualche infarto alla coronaria, mi capita qualche volta, capite? Sermoneta è un piccolo centro di 750 abitanti, sapete, qui ci sono anche tanti turisti, però i sermonetani, le facce più o meno le conosco, quindi se vedo un sermonetano che non vedo mai a messa, si presenta un giorno a messa e viene a farsi la comunione, io che ce posso fare? Spero che vada tutte le domeniche a messa a Valbisciolo, a Ponte Nuovo, da qualche parte, o che prima di venire qui è sceso da qualche padre a confessarsi, capite? Qua ci sto solo io, no, prima c'era Don Pierpaolo, c'era sempre la specifica, si sarà confessato con Don Pierpaolo, insomma. Ma se ci sto solo io e te la vedo in chiesa, con chi si è confessato questo qui? Ora, mancare alla messa domenicale, come ho spiegato stamattina, non è un peccatuccio se qualcuno riconosce come tale, come mi sono mangiato un gelato in più. È un peccato grave, capite? Accostarsi alla Santa Comunione senza stare in grazia di Dio, dicono i maestri di spirito, io ve lo dico per voi, cioè figuratevi quanto è contento, cioè, quanto sarebbe contento un parroco se vedesse la parrocchia tutti a messa e tutti a fare la comunione, ma sarebbe la gioia più grande che ci sarebbe, purché siano comunione fatte bene, perché, ripeto alcuni passaggi della sequenza, riferiti alla comunione, cito, vanno i buoni, vanno gli empi. Gli empi vuol dire non i criminali, le persone che non stanno in grazia di Dio. Ma diversa ne è la sorte, vita o morte provoca. Vita ai buoni, morte agli empi. Nella stessa comunione ben diverso è l'esito, capite? Se uno si accosta alla comunione senza stare in grazia, non riceve la vita da Gesù Eucaristia, ma riceve la morte. Perché sta facendo, dicono i maestri di spirito, il più grosso peccato che si possa fare e il meno perdonabile. San Paolo scrive nelle sue lettere che si accosta indegnamente al corpo e al sangue del Signore, mangia e beve la sua condanna. Capite? Io queste cose per il vostro bene le devo dire, capite? Perché si facciano tante comunioni, ma si stia in grazia. San Francesco diceva: con casto cuore, con casto corpo e puro cuore. Pensiamo anche ai gesti esteriori,
ripeto, torno a dire, sono finite adesso le restrizioni Covid. Ricevere la comunione in mano, io lo dico, l'ho sempre detto, non è il modo migliore per fare la Santa Comunione, anche se io lo rispetto evidentemente come sono tenuto a fare per la legge della Chiesa, perché ci sono due controindicazioni. Primo, Dio non voglia si stacca un frammento di ostia, anche impercettibilmente. Sentiamo sempre un altro passaggio della sequenza. Quando spezzi il sacramento, non temere ma ricorda, Cristo è tanto in ogni parte quanto nell'intero. Un frammentino di ostia, purché sia visibile ad occhio umano, contiene la presenza reale di Gesù. Quindi, se inavvertitamente si stacca e cade per terra, è chiaro che non c'è un peccato volontario, perché è un fatto involontario. Ma secondo voi, quello che è cascato per terra, chi è? È Gesù Cristo? È Gesù Cristo. E se qualcuno l'ho vista sopra, vista Gesù Cristo? Vista Gesù Cristo. È chiaro che non c'è colpa, capite, no? È una cosa involontaria. Ma se si può evitare, è meglio, no? Cioè, se uno rischia una cosa di questo, tu la senti di prenderti questo rischio. Se si può evitare, è meglio, d'accordo? E poi c'è un'altra cosa. Secondo voi è facile o è difficile credere che dentro quell'ostia non c'è un simbolo, ma c'è Gesù Cristo in persona? È difficile, secondo me, no? Aiuta, secondo voi, prendere l'ostia come se fosse una caramella o un cioccolatino, cioè con le mani proprie? È già tanto difficile, no? Per questo che c'è l'inginocchiatoio. Sapete perché uso l'inginocchiatoio? Ma ve la racconto questa storia. Questa è una storia antica. Stavo a Borgo San Michele, e siccome delle persone si inginocchiavano di loro spontanea volontà come gesto di amore a Gesù Eucaristia prima di fare la comunione, un giorno dico, ma perché sti polacci si devono buttare per terra? Fammi mettere in ginocchiatoio. Sapete che è successo dopo un pochino di tempo? Il mio più grande giorno di gloria che ho avuto nel mio sacerdozio, che Benedetto XVI, era Papa allora, fa un bel documento e dice, da oggi in poi io, Papa, la comunione la do solo in ginocchio e sulla lingua, in tutte le celebrazioni papali. Io sono uscito tronfio, dico, voi ragazzi, modesti a parte, certo, io non lo posso imporre a nessuno, quindi il Papa l'ha imposto, se per farti la comunione dal Papa stai in ginocchio, in bocca, punte basse, se no non te la dà. Io posso soltanto metterci, però l'inginocchio ce l'ho messo prima io, mi dispiace. Perché è il gesto, è il modo migliore, capito? Perché si esprime l'adorazione, e Sant'Agostino diceva, io il cibo materiale, quello che nutre il corpo, me lo prendo con le mani mie, giusto? Non è che qualcuno ci imbocca a 40 anni, ti viene imboccato un bambino. Quando sei grande mangi con le mani tue. Ma il cibo spirituale sono imboccato perché? Primo perché me lo passa chi lo consacra, e secondo perché davanti al cibo divino noi siamo sempre come i bambini. Lo riceviamo, siamo imboccati, non è un'umiliazione, è un'attestazione della nostra piccolezza dinanzi a quell'immenso mistero. Capite il senso, no? Voi sapete che per 1500 anni la comunione nella Chiesa è stata distribuita solo in ginocchio, 1000 anni, e in bocca. Capite? Non è un caso questo qui. Quindi il recupero dei gesti esteriori, perché oggi guardate è un disastro, guardate le chiese come sono ridotti tantissime volte, cioè, quando il Santissimo Sacramento sta esposto, io faccio come San Paolo, volete sapere come ci si comporta dinanzi all'Eucaristia? Guardate me, quando si passa davanti al tabernacolo, si genuflette col ginocchio destro, si saluta nostro Signore. Quando c'è la consacrazione, io genufletto dopo che ho consacrato, giusto? Lo devo farlo pure voi. Un sacerdote ha una dignità maggiore di un fedele, se genufletto io, figuriamoci voi, no? Quando il Santissimo Sacramento è esposto, sapete che si genuflette con tutte e due le ginocchia, si piegano entrambe le ginocchia e si fa un inchino profondo e non si danno mai le spalle al Signore. Quando il primo venerdì del mese esponiamo Gesù Eucaristia, allora, se si esce dalle navate laterali non c'è problema, ma se uno esce dalla navata centrale, capite, se esce dalle spalle a Domine Dio esposto, si possono dare le spalle a Domine Dio esposto? Le spalle, cioè, dare le spalle è un gesto gravemente irriguardoso, no? Pensate un pochino, se dinanzi a un'autorità che mi sta davanti, io mi giro, questi mi dicono, questo è matto, cioè, è un grandissimo cafone, quantomeno, capite? È importante ricordare, perché i gesti esteriori, ripeto, la presenza di Gesù nell'Eucaristia è nascosta, non si vede con gli occhi,
se non ci aiutiamo con i gesti esteriori che la Chiesa raccomanda, è chiaro che presto o tardi la fede muore, l'Eucaristia viene maltrattata e Gesù appare, come fece a Santa Margherita Maria nel 1600, ecco perché venerdì prossimo ci sarà subito la festa del Sacro Cuore, dicendo: il cuore che ha tanto amato il mondo riceve continuamente ingratitudini, oltraggi, sacrilegi, irriverenze e indifferenze dai fedeli. Perché se non ci aiutiamo, Gesù nell'Eucaristia non si vede, capite? E se non stiamo attenti anche a questi gesti, che non sono mera forma, perché il gesto esprime sempre la sostanza che c'è dietro il gesto. Il re di Francia, e concludo, San Luigi IX, andava a messa tutti i giorni, tornassero quei tempi dove ci fosse, detto fra me e voi, un re cattolico che va a messa tutti i giorni e che si spera che governi in un certo modo, questo però è un pensiero mio personale messo molto tra parentesi. Lui c'aveva, gli mettevano davanti l'inginocchiatoio reale, quindi con i cuscini, con le cose. Lui toglieva l'inginocchiatoio e si inginocchiava per terra. Per terra. E qualcuno andava a dire: scusi, maestà, c'ha l'inginocchiatoio reale. Ma che è l'inginocchiatoio reale? Ma Gesù Cristo è morto in croce per me, nudo, e io mi devo mettere con l'inginocchiatoio reale. Sto bene per terra, grazie del pensiero, ma non ti preoccupare. San Luigi IX, re di Francia. È storia questa qui, non è una leggenda che mi sto inventando, capite? Quindi, concludo citando l'inizio della sequenza. Sion, loda il tuo, il Salvatore, la tua guida, il tuo pastore con inni e cantici. Sentite questa frase, che sia la nostra frase. Impegna tutto il tuo fervore, egli supera ogni lode. Non vi è canto che sia degno. Quindi, tutti i gesti d'amore che potremmo fare all'Eucaristia, e di devozione, di adorazione, ricordate sempre, è sempre niente in confronto a quello che Gesù si merita in questo Santissimo Sacramento. Siano lodati Gesù e Maria.